Pronti per la condivisione di altri elaborati? Anche Leonardo, nelle sue prime mail, mi racconta le sue giornate. Adesso la scuola si fa a distanza, ma nessuno di noi si è perso d'animo. E come vedete, piano piano, con l'osservazione e la ricerca, abbiamo migliorato i nostri disegni, sperimentato nuove tecniche e realizzato per i compagni piccoli tutorial come questo. Abbiamo disegnato su questa tavoletta un gufo, poi un della colla Vinavil. Abbiamo attaccato sul disegno diversi tipi di legumi: fagioli borlotti, fagioli cannellini, lenticchie e riso rosso per gli occhi. Ora vi farò vedere come, diciamo, abbiamo attaccato questi legumi sulla nostra tavoletta. Ed ecco il bellissimo lavoro che ha realizzato. Vi è piaciuta questa tecnica? Come ho scritto a Leonardo, a me è piaciuta tantissimo. E adesso, per stimolare la sua e la vostra fantasia, voglio condividere con voi dei vecchi elaborati che ho realizzato in classe con i miei alunni. Io, per realizzare il mio elaborato esplicativo, avevo utilizzato questi due mix di semi. Il procedimento per la realizzazione è quello che ci ha spiegato Leonardo. Noi abbiamo realizzato il nostro elaborato in più fasi di lavoro, aspettando la perfetta asciugatura degli strati sottostanti. E alla fine, per proteggerli, abbiamo deciso, visto l'utilizzo di semi anche molto piccoli come quelli di papavero, di dare un'ultima mano di colla su tutta la superficie. E per realizzare i nostri elaborati ci eravamo ispirati al 26esimo canto della Divina Commedia. Alla fine li avevamo preparati per la loro esposizione. Spero, con questa breve carrellata, di aver fatto venire voglia a Leonardo di portare avanti le sue sperimentazioni e a voi di iniziare. E non voglio aver niente a che fare con quei pastrocchi futuristici, lo sai? Chi sei? Io mi chiamo Artù, ma tutti mi chiamano Simo. E tutti noi abbiamo riconosciuto Anacleto. A me il lavoro di Leonardo ha fatto venire un'altra serie di idee e ve le propongo. Realizzare un gufino come questo simpatico e carino a matita. Portare avanti le vostre sperimentazioni con la colorazione grafica e il disegno su tablet. Utilizzare questo soggetto per le vostre sperimentazioni con l'acquerello o la tempera, cercando delle immagini che non siano facili da disegnare, ma che costituiscono per voi una sfida e il piacere anche della scoperta di nuove tecniche e nuove sperimentazioni. Realizzare lo studio di questo soggetto a matite, utilizzando come guida i video di ripasso che vi ho lasciato sul canale e i video raccolti nella playlist Le Matite.
I ragazzi di prima, inoltre, potrebbero, con l'aiuto dei ragazzi di seconda e di terza, realizzare la tavola dell'animale immaginario. Applicandola a questo soggetto o ad altri ancora da completare. Voleva salutarvi anche Fiocco.